Bella ragazzi. Bella ragazzi, vi sono vari metodi per togliere la ruggine, vi sono vari video, ma noi questa volta vi parleremo di un metodo composto da più fasi, che a differenza di metodi rozzi come l'acido cloridrico e altri, e anche l'elettrolisi, perché ha i suoi difetti, a differenza di questi permetterà di non rovinare il pezzo, e arrivare al punto che useremo anche l'elettrolisi, che il residuo di ruggine resti diciamo ridotto a ferro, perché l'elettrolisi, mettendo sul negativo l'oggetto di ferro, produce praticamente una riduzione degli ossidi che sono della ruggine a ferro spugnoso. Quindi non è che sia ferro resistente, ma è più resistente della ruggine e non è più ruggine. Però bisogna toglierla della ruggine prima, il più possibile, senza rovinare l'oggetto. Ora qua abbiamo un esempio, una piccola serratura a trazione, tipo quelle delle finestre di una volta. Questa qua è fatta a mano, tutto un lavoro di fabbro. Guardate un po' anche la finezza di questo occhiellino. La molla e il tutto ribattuto qua dietro. Allora, innanzitutto, cosa che molti non fanno, bisogna togliere eventuali impregnazioni di unto, e ce ne sono, non si vedono, ci sono delle impregnazioni di unto e di vernice, in questo caso si vede, la quale non permette l'azione delle fasi successive. Non permette di togliere la ruggine perché fa da schermatura e anche l'unto rallenta ogni azione chimica o elettrochimica. Perciò la prima cosa è questa. Come facciamo? Semplice pulizia con soda caustica. State attenti, una cosa importante, quando aprite questi barattoli della soda caustica, non è niente di che, ma è anche molto pericolosa per gli occhi, ci vorrebbero occhiali e guanti. Ma soprattutto quando l'aprite, specialmente se avete scrollato per rompere poi i grani dentro, non avvicinatela alla faccia questa imboccatura, perché vi arriva un fumo finissimo di polvere di soda caustica, vi fa bruciare gli occhi, fa starnutire, queste cose qua. Allora, in diciamo 2 bicchieri d'acqua mettiamo 2 cucchiai di soda caustica, anche meno, adesso ne mettiamo due scarsi, in modo da velocizzare questo processo. Allora, questo procedimento farà sì che le vernici, i residui di vernice si scioglieranno e il grasso impregnato nella ruggine, anche lui si scioglierà, si trasformerà in sapone. Perciò adesso mescoliamo e aspettiamo che si sciolga. Mentre che finisce di sciogliersi la soda caustica, in certi casi, come qua vedete la ruggine che viene via, conviene toglierne solamente quella che viene via con facilità con una spazzoletta metallica. Se l'oggetto è delicato, con questa che è tipo di ottone e non rovina il metallo sottostante. Quindi proprio quella che viene via. Perché è inutile far compiere un lavoro chimico con spreco di sostanze chimiche per un qualcosa che si riesce ad asportare meccanicamente. Così. Ora togliamo solo il grosso, chiaramente il grosso del lavoro poi lo farà in profondità la chimica. Ok. Quindi versiamo la nostra soluzione di idrossido di sodio, ossia la soda caustica, sul nostro oggetto e lo lasciamo riposare. Non sciogliete mai la soda caustica in acqua molto calda perché si surriscalderà e si mette da bollire. Conviene in acqua tiepida o fredda. Adesso lasciamo qua pian piano quello che ho detto, si scioglierà. La soda caustica, se questa la lasciamo 10 anni in questa soluzione, non intacca assolutamente il ferro. Può stare 10 anni e resterà tal quale. E invece attacca molto voracemente l'alluminio e poi attacca anche il piombo, lo stagno,
lo zinco, quindi se avete un oggetto con delle stagnature, usate poco la soda caustica per poco tempo o non usatela, perché le ro può rovinare. Come vedete si sta già sciogliendo la vernice. Anche un po' la ruggine se ne sta andando. Ecco, ci siamo. Direi che possiamo toglierla e sciacquarla. Quando usate la soda caustica, è sempre una buona precauzione avere un contenitore con dell'acqua pulita per lavarsi le mani, anche finisse in faccia per sciacquarsi. Ma non basta, perché sentirete che toccando la soda caustica avete una sensazione di viscido. Questo perché sta attaccando la pelle e la trasforma in sapone. Sciacquando non va ancora via, da sciacquare molto, ma c'è un trucco fantastico. Avere sempre dell'aceto, non troppo forte, a portata di mano. In un attimo scompare. Ossia, l'aceto si combina con l'idrossido di sodio formando acetato di sodio, che non è corrosivo, non è dannoso, e se ne va. Questa qua è una cosa molto utile. Anche per poi togliere tracce di soda caustica dal pezzo, dopo la sciacquatura. Un'altra cosa, se finisce della soda caustica, tipo qua sopra, prendete un pezzo di carta e la togliete. Non state, ecco, se avviene in un posto dove poi non dovete più toccare, che si bagna un davanzale nella finestra perché fate qualcosa sulla finestra, lasciatela pure lì, perché con l'anidride carbonica dell'aria, in tempo qualche ora si trasformerà in carbonato di sodio, ossia la soda normale per lavare le bottiglie, che non è più aggressiva. Adesso togliamo il nostro pezzo e lo sciacquiamo. Poi, volendo, possiamo buttarci un po' di aceto per neutralizzare i residui di idrossido di sodio. Va anche nell'acqua così lo neutralizza anche qua. Vediamo un po'. Viene già via un pochino con le mani. Anche qua la vernice viene via. E quindi togliamo tutto questo con le mani. Volendo si può anche spazzolare un po'. Ecco, un po' di ruggine se n'è andata già con questo procedimento. Ora passiamo alla seconda fase. Allora, fase 2, decappaggio con acido cloridrico. Allora, se siamo qualcosa di molto, molto arrugginito, qualcosa di rozzo soprattutto, si può usare l'acido cloridrico concentrato che si trova dal ferramenta e ha una concentrazione circa 33%. Ma noi per un pezzo delicato useremo quello del supermercato che ha una concentrazione variabile tra il 5 e il 15% e non fa fumi, perché invece quello concentrato fa dei fumi che poi nell'ambiente possono arrugginire oggetti di ferro e roba simile. Anche le mani importanti quando si maneggia l'acido cloridrico, se si dovesse toccare. Questo diluito non è pericolosissimo, è quasi ai livelli degli succhi gastrici dello stomaco. E se si dovesse toccare, poi si tocca un oggetto di ferro, quello si arrugginisce immediatamente. Perciò, e anche finisce negli occhi o in faccia, sempre un contenitore con l'acqua pura, e in questo caso ammoniaca, ammoniaca molto diluita, inferiore al 5% del supermercato che ci si può lavare le mani. Questa neutralizza immediatamente l'acido cloridrico, non aggredisce la pelle perché è diluita, e si trasforma in cloruro di sodio, l'acido cloridrico con l'ammoniaca, in cloruro d'ammonio, scusate, acido cloridrico con l'ammoniaca, sale innocuo. Allora versiamo il nostro acido cloridrico. Questa fase dell'acido cloridrico è una fase che deve essere tenuta sotto controllo, perché sennò vi ritroverete il pezzo corroso, appunto che per pezzi delicati conviene usare un acido delicato. Ora lui lavorerà, pian piano mangerà gli ossidi e gli idrossidi di ferro, carbonati di ferro che compongono la ruggine e li trasformerà in cloruro di ferro giallastro, però rimanendo lì a un certo punto comincerà a corrodersi anche il ferro, perciò va tenuta sempre sotto controllo e non bisogna, quando comincerà a apparire
parecchio il ferro scomparirà la ruggine, bisogna fermarsi perché sì, continua a mangiare la ruggine per toglierla, ma corroderà anche il ferro, quindi si passerà a una terza fase. Comincia a apparire un po' il ferro in certi punti. Comunque aspettiamo, lasciamo che se ne vada la maggior parte della ruggine. Ci vediamo tra poco. Ecco, comincia a apparire il ferro. Tra poco ci fermeremo, ma prima di fare ancora un pochino qua dentro, diamo una sciacquata, irrorriamo di ammoniaca il nostro pezzo, e dato che la ruggine che vedete è stata praticamente indebolita dagli acidi, dall'acido, dall'alcali prima, possiamo approfittarne per dare una mano alla chimica con la meccanica, ossia vedere quanta ne va via e a noi ci basta che ne vada via un po'. Acceleriamo il procedimento. E adesso la sciacquata e rimettiamo dentro. Allora, l'abbiamo lasciata fin troppo. Se un oggetto è più delicato, bisogna aspettare, vedere quando comincia a apparire il metallo e fermarsi lì. Allora, vi faccio vedere questo, vedete che è gialla la soluzione. Questo qua è percloruro ferrico. Se si riesce a concentrare mettendo tanti oggetti arrugginiti, si può ottenere quel famoso liquido che serve per fare i circuiti stampati. Allora. Adesso quando l'ho sciacquata e l'ho neutralizzata con l'ammoniaca, neutralizzo anche l'acqua sotto, chiaramente essendo appoggiata sul fondo non ha lavorato molto, bisognerebbe mettere dei distanziali, un po' più di liquido più alto, anche qua non l'abbiamo coperta, è rimasta tal quale. Adesso questo è solamente esemplificativo. Allora, lasciando l'acido cloridrico si finisce di corrodersi la ruggine. E però comincia a corrodersi il ferro, si corrode, si corrode. Il ferro lascia un sedimento nerastro del ferro. Il ferro come questo no, quasi niente, perché è ferro dolcissimo. Praticamente contiene pochissimo carbonio. Un pezzo di acciaio lascia tantissima polvere nera, quella indica che si sta corrodendo perché è il carbonio che è contenuto nell'acciaio. Questo qua ha poco carbonio, quindi si vede che anche qua è color metallo, mentre con l'acciaio si riveste il pezzo stesso di polvere nerastra e la lascia anche sul fondo del contenitore. Allora, a questo punto passiamo a un altro acido, che sarebbe l'acido fosforico. A occhio ho messo circa un quarto di acido fosforico all'85% e il restante acqua. Quindi adesso rimettiamo a bagno la nostra bella seratura. L'acido fosforico è un acido debole. E viene messo nella Coca-Cola per dare quell'asprino, quell'acidità più economico chiaramente dell'acido citrico e dell'acido tartarico, per quello che lo usano, mica per altro. Si può anche assaggiare, ha un gusto buonissimo, sembra giusto acido citrico. Scalda la lingua, lascia quell'asprino, quell'acidino buonissimo. Chiaramente all'85% non è da bere, se ne può giusto assaggiare una puntina sulla lingua, non è velenoso. A questo punto l'acido fosforico, a differenza dell'acido cloridrico, attacca la ruggine, corrode la ruggine, non è velocissimo, ma corrode la ruggine e lascia stare il ferro, non lo attacca. Però ha bisogno del suo tempo. Noi possiamo lasciare anche dei giorni lì dentro,
non avremo se non una minima corrosione del ferro. E io consiglio di lasciarlo con queste proporzioni, tra, dipende da quanta ruggine c'è, diciamo tra 5 e 20 ore, una cosa del genere. Si va a vedere ogni tanto. E quindi adesso la lasceremo qua e ci vedremo quando avrà lavorato. La soluzione di fosfato di ferro che si è sformata non è molto colorata, è poco colorata. Ha lavorato, mi ha lasciato circa un 6 ore. Dietro ancora, come si dice, sempre per il fatto che ha appoggiato, ha lavorato poco. Qua abbiamo lasciato qualche tacchettina di ruggine perché dentro i pori resta e ci mette più tempo a consumarsi, ma a questo punto svuoteremo i pori se la levassimo lasciandolo ancora. Ma io voglio invece trasformare quella ruggine che nei pori in ferro spugnoso, così restano chiusi. Ecco, sì. Quindi passeremo all'un'altra fase, quella dell'elettrolisi. Allora, abbiamo messo in quest'acqua qua, sono circa 2 bicchieri, 1 bicchiere e mezzo, abbiamo messo 3 cucchiai di bicarbonato in acqua caldo tiepido, tiepido calda, perché si scioglie prima. E mettiamo adesso una goccina di ammoniaca, perché ho notato altre volte così pacciugando che sembra che aumenti la velocità del processo. Adesso una curiosità, qua abbiamo acido cloridrico concentrato. E andiamo alla curiosità. Io mi bagno un dito di ammoniaca, un po' di più, ecco. Il mio dito fuma in presenza del gas acido cloridrico che esce dall'acqua contenuta nella soluzione. Cosa succede? Succede questo, che l'acido cloridrico è un gas. È sciolto in acqua, però continua a uscire, specialmente quando è concentrato. L'ammoniaca è un gas, è sciolto in acqua e esce, infatti fa odore. Quando i due gas si combinano tra di loro, reagiscono e formano cloruro d'ammonio in piccolissimi cristalli. Il fumo che avete visto sono piccolissimi cristalli di cloruro di ammonio, finissimi, che galleggiano nell'aria. Allora, che profumo che fa l'ammoniaca. Qua abbiamo messo il nostro pezzo qua dentro, l'abbiamo collegato al negativo di un alimentatore, va bene 12-15 volt. È un alimentatore del genere che è anche regolabile in corrente, lo troverete nella descrizione del video, ci sarà il link, ogni tanto mettiamo cose che usiamo nei video. Allora, versiamo si è sciolto più o meno la nostra soluzione di acqua e bicarbonato e una goccia di ammoniaca. All'elettropositivo mettiamo un comune pezzo di ferro. Allora, l'elettrolisi funziona così, che mettendo a contatto questo ferro con l'acqua passa una corrente di elettroni dal negativo verso il positivo. Sul negativo, che è questa serratura, si forma dell'idrogeno, mentre sul positivo si forma dell'ossigeno. Qua frigge molto, esce molto ossigeno perché come si dice? Perché l'elettrodo è piccolo, mentre sono tutte bollicine attaccate di idrogeno sulla serratura. Allora, cosa succede? Il ferro questo non si corrode con il bicarbonato. Si può usare anche la soda caustica, ma è più veloce perché passa più corrente, ha un rendimento elettrochimico migliore perché ha una resistività più bassa, però per comodità almeno il bicarbonato non fa niente, si può acciugare tranquillamente, prendere in mano. E cosa succede? L'idrogeno che si forma sulla ruggine va a ridurre la ruggine, che è un ossido, un idrossido, un ossido, un misto di carbonati, lo va a ridurre a ferro metallico, spugnoso. Allora, mettendo questo a un certo tempo, magari con un supporto, lasciandolo qua, così, poi spostandolo, mettendolo per così, questa ruggine qua che resta attaccata diventerà nera. Ma adesso velocizziamo un attimo il procedimento per farvi vedere in diretta cosa succede. Quindi metto un filtro qua su questo
su questo elettrodo qua. E questo lo dico perché può anche servire nella pratica se si devono ritoccare certe piccole bolle di ruggine. Allora con questo si va puntualmente sui punti e si concentra la corrente lì e si fa molto prima che fare tutto il bagno e lasciandolo lì. Allora, vediamo un po', proviamo. Bagniamo, viene il nostro filtro di acqua bicarbonato. Ecco, frigge. Quindi andiamo ad esempio su questa ruggine. Ah, sappiate che con le mani bagnate di una soluzione salina tipo acqua bicarbonato, anche con 15 volt si sente una lieve scossa non fastidiosa, specialmente se si ha qualche taglietto sulle dita. Ecco. Sta diventando nero, praticamente non è che toglie la ruggine. Restano pieni i pori di ferro che diventa nero. Qua ho fatto contatto, sentite che scatta, c'è il sistema di controllo della corrente, quindi non succede niente. Mentre se avete un alimentatore diverso o usate una batteria o un ATX, quegli alimentatori da computer, dovete mettere in serie una lampadina da 20 watt, di quelle da 21 watt per le frecce delle automobili, che permetterà che quando si fa un cortocircuito, come adesso non riesco più a farlo, ecco, quando si fa un cortocircuito non si bruciano i fili, non succede, non è pericoloso, si accende la lampadina e si ferma tutto. Va bene anche una lampadina da bagliante per avere correnti più forti. Allora, vedete, sta diventando nero anche qua, perché la corrente poi circola dappertutto e annerisce. Vediamo un po' qua, ancora non è nero questo ossido qua. Insistiamo su di lui. Ecco, sta diventando nero anche lui. E facendo questo lavoro non andiamo a svuotare completamente i pori, resteranno pieni, se no resterebbero, se si lascia nell'acido fosforico anche 2 giorni resterebbero delle cavità, ma io voglio ottenere le stuccate di ferro ad esempio. Ecco, mentre qua ancora rossastro, qua è diventato nero, qua è diventato nero, si è convertito a ferro metallico spugnoso, chiaramente purtroppo non è solido. Un'altra cosa, se un pezzo è molto arrugginito, come questo, ce ne sono anche peggio, non aspettatevi di trovarvi una superficie lucida, stupenda. Ormai la ruggine cos'è? È ossido di ferro, questo ferro che contiene la ruggine da dove lo prende? Dal substrato metallico, corrodendolo in modo irregolare, in certi punti di più, in certi di meno, facendo piccoli crateri, cose del genere. Poi un'altra cosa, volendo si può spazzolare e vediamo come viene con una spazzolina di metallo. Ora vediamo un attimo. Succede questo, che la microporosità prodotta dalla ruggine con una spazzola di metallo, praticamente i pori, cosa succede? Sono come montagne con delle valli, dei pozzi in mezzo, però coste montuose. Succede che questi vanno a spianare, a piegare questi monti, a spostarli dove si staccano e prende quindi un po' di lucido. Purtroppo è un pezzo che è stato molto corroso, però vedete che bello. A questo punto, abbiamo finito questa parte dimostrativa trattando in certi punti a un modo, certi all'altro, tipo qua abbiamo spazzolato, qua avevamo ridotto il ferro, vedete che sono puntini neri adesso, non più rugginosi, qua è rimasto ancora arrugginito. E a questo punto, bella ragazzi! Bella ragazzi!